Bentornati amici, oggi siamo qui per parlare di 5 cose che io avrei voluto sapere prima di cominciare a fare il fotografo e che quindi potrebbero essere un importante avviso ai naviganti anche per chi volesse cominciare a cimentarsi ora. Innanzitutto una menzione speciale, questa è quasi esclusivamente rivolta agli uomini ovviamente, ma se state pensando di fare i fotografi per cuccare, scordatevelo. Non funziona, semplicemente non funziona. Ora andiamo per ordine. La prima cosa che avrei voluto sapere prima di fare il fotografo, questa non mi avrebbe scoraggiato, però avrei comunque preferito saperla perché è una cosa per cui uno può rimanerci parecchio male. Dovete capire che nel momento in cui cominciate a entrare in questa professione e cominciate ad approcciare i clienti, il cliente si comporterà nei vostri confronti sempre e solo come un qualsiasi fornitore. Questo sembra scontato perché di fatto siete un fornitore del cliente. La cosa veramente triste per cui un neofotografo spesso ci rimane male, e ve lo dico perché a me è capitato, è scoprire che tutta la passione che voi state mettendo nel vostro mestiere, tutta l'attenzione, tutta, non dico l'arte perché può esserci, può non esserci, ma comunque tutta la cura di un lavoro altamente specializzato e altamente professionale viene sostanzialmente liquidato come se fosse semplicemente un trasporto di merci. Per il cliente state semplicemente offrendo un servizio, non gliene frega niente quante notti insonni ci avete fatto, non gliene frega niente quanto avete dovuto risparmiare per comprarvi l'attrezzatura, non gliene frega niente quanto siete bravi, non gliene frega assolutamente niente. Piuttosto gli interessa che costi di meno e che lo facciate in fretta, ma di tutto il resto al cliente non importa assolutamente nulla e nella maggior parte dei casi è inutile spiegarglielo perché non gli interessa. Con le dovute eccezioni, perché ci sono anche dei clienti invece che sono curiosi, che magari sono degli amatori e che quindi chiacchierano volentieri e magari ne capiscono, nella stragrande maggioranza dei casi vi troverete di fronte a dei clienti che vi tratteranno semplicemente come il ragazzo che gli scarica le cassette alla mattina. Secondo punto, può non sembrare, ma questo lavoro è pesante, pesante in tutti i sensi. Tenete conto che innanzitutto ci vuole un bel po' di tempo prima di arrivare al livello tale da potersi permettere di comprare l'attrezzatura che si desidera. Si parte con qualcosa di standard, con un kit, e dopo si costruisce e quindi già ci sono delle barriere in entrata. Barriere in entrata che vi portate letteralmente dietro per tutta la carriera, nel senso che man mano che comprate della roba, dell'attrezzatura migliore, quell'attrezzatura migliore pesa, quindi oltre a sfiancarvi il portafogli vi sfianca anche la schiena, perché poi ve la dovete portare sempre dietro, e quindi borse, zaini, altri soldi per comprare le borse e gli zaini ovviamente, accessori, cavalletti, quant'altro, ed è tutta roba che poi vi dovete portare dietro, perché se fate un upgrade e poi lo lasciate a casa non è servito a niente, quindi non ve lo state ripagando, quindi quando comprate una cosa ve la dovete portare dietro. È pesante, vi assicuro, è pesante, soprattutto se dovete stare in piedi 10 ore, perché capita. 10 ore con la camera in mano, magari con un tele, vi assicuro che tornate a casa con la schiena che non vi rivolge più la parola. E insomma, anche le mani cominciano ad avere le formiche, ve l'assicuro. Pesante anche perché tenete conto che il lavoro si svolge in due fasi. La prima fase è quella di scatto, ma la seconda fase è quella di post-produzione. Ora, se in fase di contrattazione siete stati bravi o fortunati, probabilmente ve la cavate con la fase di scatto, consegnate il materiale così com'è, perché se siete stati bravi a scattare, fortunati a trovare il cliente con cui la contrattazione è andata bene, non ci sarà da fare post-produzione, o sarà comunque minima. Se voi non siete stati bravi, o se il cliente è stato più bravo di voi, sicuramente vi avrà accollato la post-produzione inclusa nel preventivo, e quindi vi toccherà fare la post-produzione infinita di tutte le immagini fino a quando il cliente magicamente non si sveglierà e dirà: sì dai, siamo in ritardo, dobbiamo uscire, dammele così come sono. Fino a quel momento vi ucciderà chiedendovi modifiche su modifiche. Questa parte è molto poco poetica e anche un po', alle volte anche un po' avvilente, perché spessissimo vedrete che le modifiche non saranno migliorative, ma saranno correttive. Vi faccio un esempio su tutti. Quando arrivate dal cliente e il cliente vi dice: ah guarda, io però non ho preparato la scena, tanto poi sistemi tu con Photoshop, ecco, la giornata è cominciata male. È cominciata malissimo, innanzitutto perché se arrivate dal cliente e gli permettete di dirvi questo, vuol dire che non gli avete detto prima di pulire la scena. Cattivi, cattivi, è colpa vostra. Bisogna dirlo al cliente per iscritto, per mail, se si scatta dal cliente ovviamente, se si scatta in studio è pulita. Se si scatta dal cliente bisogna dirgli nero su bianco: fammi trovare la scena pulita. Perché? Perché se la scena non è pulita, io te l'ho scritto, è colpa tua. Quindi io la posto e te la faccio. Però
te la faccio pagare in più perché è colpa tua, perché io te l'avevo detto. Questo è importante. Una delle cose più importanti che avrei voluto sapere è che, ragazzi, in questo mestiere non si fa carriera. Cioè, non esiste la carriera fotografica oggigiorno. Sì, sì, si può partire che siamo dei pischelli e si può arrivare a un livello dove uno dice va bene, ok, questo qui sa fare il lavoro. Questa è la carriera, ragazzi, non ci sono sbocchi ulteriori, non ci sono svolte, non c'è niente. Sì, io vi potrei anche dire che a uno su un milione va bene perché incontra Madonna e Madonna si innamora del suo genio creativo e allora lo chiama a farle le foto quando fa i dischi. Quante volte succede? Voi conoscete qualcuno a cui è successo? La carriera in questo mestiere non esiste. Sicuramente si può implementare quello che si ha, si può migliorare la propria posizione, si può migliorare soprattutto la propria strumentazione, perché tenete conto che la carriera fotografica si muove su due livelli, quello del know-how e quello dei mezzi. Naturalmente, se io sono capace di fare una determinata cosa è un conto, sono capace io di farla. Se ho la strumentazione per fare quella determinata cosa è un'altra cosa, perché un fotografo che è capace potrebbe andare sempre in studio, quindi potrebbe non avere la strumentazione. Questo è un caso che ogni tanto si verifica, a me capita di dire non ho abbastanza luci per fare questa cosa, vado in sala posa dove ci sono tutte le luci che mi servono. Capita molto molto spesso invece il contrario, ovvero io mi sono comprato l'universo, mi sono comprato le astronavi, ho 2 miliardi di robe tutte lì belle impacchettate, non so neanche come si accendono, non le so usare. Cioè, non mi serve a niente, è molto meglio il primo caso, perché nel primo caso il fotografo ha un valore, lui, intrinseco, ed è in grado di svolgere il suo lavoro. Nel secondo caso ha solo la strumentazione. Quali sono i rischi di queste due posizioni? Beh, nel primo caso abbiamo un fotografo che ogni volta che vuole fare questo tipo di lavoro deve pagare esternamente per avere la sala posa, per avere le luci, per avere quello che gli serve. È una situazione pesante che dovrebbe andare a essere ammortizzata prima o poi, nel senso che bisogna comprarsi roba. Non è un video di quelli positivi questo in cui vi sto a dire che il vostro talento compenserà le mancanze dell'attrezzatura. No, per fare certe cose bisogna comprare certa roba, non si scappa, non ci sono scorciatoie. Tuttavia è molto meglio un fotografo che è capace e che ogni tanto ha bisogno di noleggiare qualcosa, piuttosto che un fotografo che ha già speso una barca di soldi per comprare della roba che non sa usare. Sarebbe stato meglio investire in formazione. Ecco, questi due rami della carriera devono andare di pari passo, perché nel momento in cui io imparo a fare una cosa, allora mi compro quello che mi serve per farla. Prima è inutile, perché sto affrontando una spesa che poi non potrò ripagarmi, perché non so fare quel lavoro lì. Potrei anche impararlo durante, ma mi brucio un sacco di clienti e mi faccio la reputazione di uno che quel lavoro non lo sa fare. Quando si esce a fare un lavoro bisogna lasciare il cliente soddisfatto, con l'impressione che tu il lavoro lo padroneggi al 2000%, perché se il cliente ha solo la percezione che non eri sul pezzo, non ti consiglierà ai suoi colleghi, ai suoi amici e via dicendo. Il passaparola è importante, cioè il minimo, l'unico modo di fare carriera che c'è in questo lavoro è questo, tramite il passaparola. Quindi quando si va da un cliente bisogna dargli tutto, bisogna dirgli io ho la strumentazione, oppure l'affitto, te lo metto nel preventivo, non te lo dico neanche, è dentro nei costi, oppure ce l'ho ma comunque la so usare. L'importante è questo, avere la padronanza e far vedere anche al cliente che nel momento in cui sorge una problematica, esempio, c'è la presa della corrente sullo sfondo che è brutta, la togli tu in Photoshop? No, il cavolo, non la tolgo io in Photoshop, ti avevo detto di pulirmi la scena, non l'hai fatto, però io lo sapevo che non l'avresti fatto e quindi mi sono portato un backdrop e lo tiriamo giù, e così ti dice vabbè, ma così non è più il mio ambiente, cavoli tuoi, ti avevo detto di pulire la scena, adesso io ti propongo una soluzione alternativa. Tirare giù un backdrop che mi sono portato non ti va bene? Benissimo, vuoi che io ti tolga le schifezze che tu non hai pulito? Io lo faccio, sono ore di lavoro, né più né meno. Una cosa che di questi tempi tutti quanti possiamo sospettare, però forse in pochi ancora dicono, anche perché per alcuni è superfluo, per altri ancora è oscura la vicenda, ragazzi, il 90% del lavoro di un fotografo è online, il 90%, ok? Nel senso che ci sono molteplici sfaccettature di quello che è il lavoro di un fotografo. Io vi assicuro che io passo il 90% del mio tempo online a fare cose, neanche a fare post-produzione, ok, a fare cose che può essere
marketing, cercare nuovi clienti, branding, sviluppare la brand awareness, far vedere il brand, far vedere i lavori che sono stati fatti, mantenere un profilo buono sui social e sul sito web, lavorare sulla SEO, perché comunque se fate questo lavoro, se come me avete la fortuna di essere assunti da un'azienda, è un conto, non, diciamo che non lavorate più sul vostro brand personale, anche se potete farlo lo stesso separatamente, però diciamo che non ne avete più bisogno perché siete assunti. In ogni caso, se lavorate per un'azienda, è possibile che lavorerete con la SEO dell'azienda, quindi comunque si va a sviluppare una presenza online per avere nuovi clienti, perché che lavoriate come freelance o per un'azienda, comunque volete dei nuovi clienti. Quindi la parte SEO è da sviluppare. Vi dico questa cosa per esperienza personale. Io sono in un'azienda dove io sono lo specialista della fotografia, quindi abbiamo ovviamente uno specialista SEO. Però che cosa succede? Nel momento in cui bisogna andare a mettere online una sezione dedicata alla fotografia, io non so scrivere, cioè per carità so scrivere, ma non sono uno specialista SEO, quindi io so qualcosa di SEO, non è esattamente la mia cosa. Tanto quanto il nostro specialista di SEO, se gli diamo in mano una macchina fotografica, la foto la fa, però la faccio meglio io perché faccio quello tutto il giorno. Però che cosa succede? Il nostro specialista SEO non ne sa molto di fotografia, quindi io dovrei spiegargli le cose e poi lui dovrebbe scriverle. Per questo motivo abbiamo concordato che viene molto più semplice che sia io a scriverle le cose, perché io le mie cose le so, le scrivo in maniera fluente, normale, dopodiché lui da due sistemazioni, fa due correzioncine, gli H1 e gli H2 che siano giusti, le parole chiave siano posizionate nei posti giusti, cosa che a grandi linee so anch'io, però di nuovo lui le fa meglio, quindi dà una revisionata al tutto. Però comunque io devo scriverle queste cose. Comunque bisogna avere una presenza sui social, quindi bisogna postare quotidianamente stories, post, far vedere i lavori che sono già stati fatti, far vedere i servizi che vengono offerti. Già tutta questa cosa vi porta via molto più tempo che fare fisicamente un lavoro vero, perché già tutta questa cosa è una cosa che possiamo tranquillamente fare per i primi 3 giorni della settimana full. Sono cifre a caso ovviamente, però diciamo che dopo i primi 3 giorni della settimana, così il 4º giorno della settimana ci capita un lavoro, quindi abbiamo un cliente. Quindi avremo 3 giorni dedicati al web, 1 giorno dedicato a uno shooting, il giorno dopo dedicato alla post. Allora, un altro inciso, questa cosa è importante, ragazzi, uscite per uno shooting, fate le foto, tornate a casa e le scaricate immediatamente, non le scaricate il giorno dopo, non le scaricate la settimana dopo, non le scaricate il mese dopo, le scaricate immediatamente, le mettete sia su un hard disk, sia su un cloud online, così siete sicuri che avete tutto. Dopodiché la post, se c'è da fare la post, e ragazzi c'è, perché comunque abbiamo scattato in RAW vero e quindi un minimo di sviluppo digitale bisogna farlo, ragazzi, la post si fa il giorno stesso o il giorno seguente, no 2 giorni dopo, no la settimana dopo. Perché? Perché io torno da uno shooting, mi ricordo che cosa ho scattato, se lascio passare una settimana e poi il cliente mi dice ah sì, però fammi soltanto quelle di quel set lì. Oh cavolo, io non mi ricordo più che cosa abbiamo scattato, qual era quel set lì? Allora devo chiedergli informazioni al cliente, devo richiedergli, aspetta, ma quali è che intendi? Brutta questa cosa, il cliente vi vuole sul pezzo. Oppure devo andare a riguardarmele tutte per cercare di capire cosa intendeva, perdo un'ora per cercare di capire perché non mi ricordo più. No buono, la post si fa il giorno stesso o il giorno dopo, poi la post ordinaria. Poi se vengono fuori cose tipo ah cavolo, però non mi sono accorto che avevo un brufolo enorme qui in mezzo, dico io me ne ero accorto, non ti ho detto niente, perché tanto che ci vuoi fare, me lo puoi togliere in tutto, benissimo, post produzione straordinaria, metto fuori a parte, se la vuole su 200 foto non gliela puoi regalare ovviamente, anche se è solo un brufolo. E quindi ci siamo fatti 3 giorni di web per branding, marketing, eccetera eccetera, 1 giorno di shooting e 1 giorno di post produzione. A questo punto abbiamo il sabato e la domenica. Ragazzi, sappiamo benissimo che per i fotografi il sabato e la domenica non esistono, nel senso che sicuramente il venerdì sera qualche cliente chiederà qualche modifica e ovviamente la vorrà vedere prima di lunedì quando si va in stampa, per cui bisogna fargliela venerdì sera, e già siamo partiti malissimo, e vi assicuro che il weekend non andrà tanto meglio. Questo potremmo metterlo come bonus. Ragazzi, il weekend non esiste, non esiste anche perché tenete conto di una cosa: le facoltà da fotografo, le tecniche, il know-how non si sviluppano durante la notte mentre dormite e sognate di fotografare tramonti, bisogna studiare. Come avrete notato, io durante la settimana il tempo per studiare non ve l'ho messo,
Perché io non ce l'ho e quindi non mi sembra giusto metterlo a voi. Non mi sembra proprio giusto, io non ce l'ho, quindi non ce l'avete neanche voi. Per cui quando si studia? La notte? Sì, potete studiare la notte, però poi non vi ricordate niente, il giorno dopo siete stanchi. Nel weekend? Ma io volevo fare l'aperitivo. Ecco, allora non è il lavoro per te. Sì, lo puoi fare l'aperitivo, sto scherzando. Però il punto è che nel weekend bisogna anche studiare qualcosina. E studiare qualcosina vuol dire guardare dei video, guardare dei webinar, leggere dei libri, per carità. Io ho un sacco di libri sulla fotografia, manuali della fotografia, dei grandi che hanno scritto i più grandi manuali, come Scott Kelby, per dirne uno su tutti. Ci sono degli account di YouTube, per esempio PixImperfect, dove potete imparare l'impossibile sulle tecniche di post-produzione. Da studiare ce n'è, non mi venite a dire che non trovate il materiale. La scusa non trovo i libri non vale più, se è tutto digital adesso, quindi non si può dire che non si trovano i libri. Il punto è che nel weekend ci tocca imparare qualcosa, perché i nostri competitor lo stanno facendo, non tutti, vi assicuro, ci sono fior di fotografi che vengono pagati il quadruplo di me, che il weekend lo passano in poltrona a guardare la televisione, che è una bellissima cosa, spero di arrivarci anch'io un giorno a guardarmi la televisione tutto il weekend, anche se poi non saprei cosa vedere. Il punto è, c'è gente che ha cominciato prima di noi, che magari è arrivata a un livello tale per cui è un bel po' che non studia niente. C'è gente che ha fame, ci sono nostri competitor più giovani che studiano ogni giorno, per cui se noi non lo facciamo, questi ci mettono il sale sulla coda prima o poi, è garantito. E la storia di Achille e la tartaruga qui non vale, prima o poi ci raggiungono e ci spiaccicano, avvisati. Arriviamo all'ultimo punto, che volendo è un po' racchiuso in quanto già detto in precedenza, fa anche un pochettino leva su quello che purtroppo è la natura umana. Ragazzi, ricordatevi sempre che nessun cliente è fedele. Spesso capita di instaurare un rapporto con i propri clienti, di arrivare a pensare di essere quasi amici. È capitato a me, capita a moltissimi clienti. Non dico che sia sbagliato, nel senso che non bisogna andare dal cliente sempre a muso duro a dirgli guarda, è così, io ti sto dando un servizio, quindi non rompere le scatole. No, non è così. Si può avere un rapporto cordialissimo, cosa che io incoraggio e cerco di avere con tutti i miei clienti. Io con tutti i clienti cerco di avere comunque un ambiente di lavoro sereno, dove ci sia sempre spazio anche per la battutina, anche per la cosa stupida, per stemperare, perché comunque questo lavoro crea tensione, perché finché non si vedono i risultati siamo tutti un po' tesi. Ma starà venendo bene, ma avremo l'effetto desiderato, ma funzionerà? Un minimo di cioè io so benissimo cosa sta venendo fuori, ma il cliente no, quindi il cliente mette pressione a me, quindi sono teso anch'io. Cerco di avere sempre un ambiente di lavoro il più disteso possibile, però non dobbiamo mai dimenticarci che, come vi dicevo prima, per il cliente noi siamo dei fornitori e niente di più. Credete che il cliente ci penserebbe due volte a cambiare il ragazzo che gli scarica le cassette al mattino se ne trovasse uno che lavora le stesse ore per 10 centesimi in meno? Non ci penserebbe un secondo, cambierebbe fornitore immediatamente. Per questo dovete ricordarvelo, nessun cliente vi è fedele. Dovete tenere a mente questa cosa, dovete tenere a mente che un bel giorno arriverà un ragazzino, magari il nipote del vostro cliente, a cui quel Natale avranno regalato una compattina. E il vostro cliente vi dirà, guarda, io mi trovo bene con te tutto quanto, però tu costi tanto. Io ho visto che il mio nipotino comunque con la sua compattina a casa fa delle belle foto, volevo farlo provare, spero che tu non te ne abbia a male. Non dovete avervene a male, anzi dovete essere sereni, perché il vostro cliente sta facendo una grandissima il vostro cliente sostanzialmente sta ribassando la qualità generale di quello che ha avuto finora. Non perché il ragazzino a cui affida il lavoro sia scemo, ma perché per termini semplicemente anagrafici, il ragazzino a cui sta affidando il lavoro non ha avuto il tempo di studiare tutte le cose che avete studiato voi, non ha la vostra esperienza su quello specifico cliente, quindi dovrà riaffrontare tutte le problematiche che avete affrontato voi, dovrà riaffrontarle da capo. Forse qualcuna la risolve, ma forse qualcun'altra no, perché ragazzi, è pur sempre un ragazzino a cui hanno regalato una camerina. Cioè, abbiamo anche un pochettino di orgoglio, siamo più bravi noi, vero? Sì, almeno per quanto mi riguarda assolutamente sì. Quindi, piena consapevolezza del fatto che il cliente sta facendo un downgrade di tutta quella che è la sua comunicazione con questa sua mossa. La cosa su cui noi dobbiamo lavorare è trasmettere continuamente al cliente il fatto che noi sappiamo fare un sacco di cose, trasmettergli anche il fatto che studiamo, proporgli delle cose in più, proporgli delle attrezzature in più, quello che dicevo prima, man mano che aumenta il know-how, aumentano anche le attrezzature, perché si arriva a un certo punto in cui sarà molto difficile per il cliente dire ok,
tu costi troppo, quindi affido tutto a qualcun altro. Perché se questo qualcun altro avrà già tutta la strumentazione e farà un prezzo minore, farà un prezzo da cinese, allora siete fregati, nel senso che se uno ha le stesse cose che avete voi e costa un decimo, lì vi ha fregato, ma si sta fregando da solo in realtà, perché poi dovrà lavorare come un cinese per avere uno stile di vita come quello che dovrebbe essere, perché dovrà, non gli basterà più un cliente così se si fa pagare un decimo, dovrà prenderne 200 e quindi diventerà pazzo e lavorerà tutta la notte, cosa che noi vogliamo assolutamente evitare, per questo manteniamo i prezzi un pochettino più alti. Io preferisco avere 10 clienti che mi pagano bene, così faccio 10 lavori e campo con quello, piuttosto che avere 100 clienti che mi pagano una miseria, così oltre che sono pagato poco divento scemo a star dietro a 100 persone. Non va bene, e quindi bisogna avere la piena consapevolezza che i clienti non sono fedeli, che i clienti possono andarsene. Quello su cui dobbiamo lavorare è innanzitutto prenderla bene, perché dobbiamo essere consapevoli che è lui che ci sta perdendo e noi no. Comunque dobbiamo lavorare su noi stessi in maniera tale da arrivare a un livello per cui gli possiamo dire: sì, guarda, tu fai quello che vuoi, tanto io ho altri clienti o altre situazioni, se cambi idea io sono sempre lì. E ragazzi, spesso cambieranno idea, perché spesso diranno: cavolo, sì, è vero, il mio nipotino con la compatta che gli hanno regalato le foto le fa, però cioè non ho più i backdrop, non ho più i flash da studio, non ho più i modificatori, non ho più tante cose, non ho più l'esperienza, non ho più la consulenza, perché spesso capita anche di dire al cliente: guarda, questa foto che tu mi stai chiedendo io l'ho già fatta 100 volte, fa sempre schifo, poi quando te la faccio vedere ti fa schifo e la buttiamo via, quindi io te la faccio perché non pretendo che ti fidi di me, la vuoi? Io te la faccio, non mi costa niente, però ne facciamo anche un'altra, la facciamo anche come dico io. E vedrai che quando arriviamo anche a questo glielo dite la prima volta e poi si fidano. La prima volta che vi chiedono una cosa che fotograficamente non ha senso, voi gliela fate lo stesso e gli proponete anche un'alternativa, però esigete che venga fatta anche l'alternativa. Poi gliele fate vedere e gli dite: vedi? Cioè, capito la differenza? Questo, il nipotino a cui hanno regalato la compatta, probabilmente non lo fa, perché non ha vissuto 100 volte quella stessa situazione, è la prima volta per lui, per cui gli dite di fare una cosa assurda, lui poverino in buona fede dice: vabbè, se la vuoi te la faccio, viene una schifezza, e lui non ha proposto un'alternativa perché non aveva mai vissuto quello scenario. Anche questo è importante farglielo capire al cliente, perché è pur sempre vero che vi tratterà sempre come un fornitore, però il cliente se ne accorge quando un fornitore gli porta le cassette tutte belle impilate o quando gliene sbatte giù e gliene rompe una. Quindi questa è l'unica nota positiva che posso mettere in questo video dedicato alle cose che avrei voluto sapere prima di intraprendere questa carriera. Io spero di non avervi scoraggiato, ma in realtà il mio intento era di scoraggiarvi, perché se vi siete lasciati scoraggiare da questo video non è il mestiere per voi. Se invece questo video non ha minimamente scalfito la vostra grinta, io vi invito ad andare avanti. E non solo, ma vorrei anche coltivare un confronto su questa cosa, per cui se state cominciando, se avete in mente di cominciare o se non riuscite a partire, vi invito a scrivermi, parliamone, se potete aver bisogno di un consiglio sono più che lieto di darvene uno. Vi invito inoltre, questo è il consiglio migliore che vi posso dare, a iscrivervi a questo canale, perché ci saranno aggiornamenti spero frequenti su questi temi, che quindi se siete interessati a questa professione vi possono sicuramente interessare. Lasciate inoltre un like a questo video se avete imparato qualcosa di interessante e io vi do appuntamento alla prossima.